Guarda con anche la cascatella e tutte le luci. No, vabbè, che spettacolo che è sta zona. È bellissima. A parte che c'ho il pesce, il cadaverino del pesce che mi sguazza davanti. Ciao Londra, ciao piccola Londra. Ma come sei bellissima, che livello sei? 37, ho livello bassino però bellissima, tu sappitelo. No, ma guarda che bellina che ho, mio Dio. Mangia. E abbiamo la piccola Londra. Almeno una. Adesso voglio prendere l'altra. Aspetta, mi facciate un attimo uscire per cortesia, che Gineto sta congelando. No, vabbè, ma guarda la pucciosità. Ma quanto è adorabile questa creaturina bellissima. In teoria ci dovrebbe anche tenere caldo. Quindi se io ora mi ributto. Ma anche in acqua funziona questa cosa che mi tiene caldo. Sì, sì, Gineto non ci sta morendo congelato. Non ci credo. Grande, grandissima la Londra. Ah, brutta bestia. Ah, brutta bestia, brutta, aspetta, aspetta, aspetta. Fammi ricaricare. Ci ha fatto malissimo, ci ha fatto. No, 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 no. E che, tutti mi attaccano ora, tutti. No, no, mangia il mio pesciolino. Londra, mangia il pesciolino. Londra, mangia il pesciolino. Oh, 99,4. Ma sarai, Va bene, non diciamo niente. Stiamo calmi, manteniamo la calma. Ark, però sei un pochino stronzetto, diciamocelo. Diciamocelo, ciao salmone. Dai, ma ne manca uno. Fa. Londra, resta qua nei paraggi per cortesia, che provo a prendere un salmone. Sperando che non mi morda il culetto. Aia, aia, guarda che brutti. Guarda che brutti, brutti, brutti. E morici però. Non fuggire, salmone. Non fuggire. Ho beccato la Londra, no, Ho sentito un verso strano. No, ti prego, dimmi che non ho beccato. No, è lì viva la Londra. Dov'è il salmone che stavo pescando? No, dai. Cioè, ma prima tutti i salmoni del mondo a darmi la caccia e ora? La desolazione. Ah, eccolo, eccolo, ciao. No, ma se l'è mangiata la Londra. Ma chi si è mangiato il salmone? Ma la Londra che ho sulle spalle. Ma davvero? Ma scusa, tutti i pesci che abbiamo preso fino adesso invece non gliene è fregato nulla? Fammi capire, ogni tanto mangia, ogni tanto no, va bene. No, piccola Londra, non andare a casino per cortesia. Pesci, pesci, dai, pesci. No, comunque quel suono che dicevo prima, sì, lo so, a costo di sembrare fuori di testa, ma io continuo a ribadire che io sentivo tipo cantare sott'acqua. E in questo laghetto invece non si sente. Quindi forse era solo la cascata che faceva fare un suono strano. Può essere, molto probabile. E in tutto ciò io mi sono persa la Londra. Dove è andata? Eccola, lì. Che pizza, quanto ci sta facendo nuotare sta creaturina. Però ne vale la pena, guarda com'è adorabile. No, gli voglio troppo fare una casetta nel lago, bellissima, bellissima. Aspetta, fammi cercare un pesce. Dai, che eravamo al 99%. Guarda come arriva super infuriato il salmone. Guarda com'è super incazzosissimo. Però morici. Ma tipo, ti ho lanciato 1000 frecce. Ok, no, aspetta. Dov'è il mio pesce? Dov'è il mio pesce? No, mio Dio. Ci stanno attaccando tutti. Aiuto. Mamma mia, quanto ci hanno fatto malissimo. Mamma mia, ma sono super nervosetti questi salmoni. Cioè, ne colpisci uno, arrivano tutti in branco. Se mi ributto in acqua adesso, succede qualcosa? No, se ne sono andati, ok. Mamma mia, tutto sto nervosismo, da dove arriva? Forse era il fatto che gli stavo sparando. Però di nuovo ho perso la Londra, è più difficile del previsto questa cosa. Ok, allora la Londra è là, mi sembra, sì, che sta nuotando a pelo d'acqua, quindi ora prenderò questo salmone. Dove? Come, mi fugge? Cioè prima mi attaccano tutti appena entro in acqua e poi questo fugge quando gli sparo? Non ho capito. La logica dove?
Ah no no, ecco, torna indietro, torna indietro. Sì, aspetta, Ginetto, aspetta, Ginetto, aspetta, Ginetto, aspetta, Ginetto. Fuori dall'acqua arriva! Fuori dall'acqua arrivano! Mamma mia! Mamma mia, che cattiveria! Ok, preso. Ce l'abbiamo? No, 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 no. No, 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 nessuno. Santa pazienza alla lontra. Santa pazienza alla lontra. Allora, facciamo una bella cosa. Ginetto, porta pazienza, ci morirà in un attimo congelato. Ma questa creaturina adorabile ci sta mangiando tutti i pesci che stiamo catturando. Quindi facciamo che la mettiamo momentaneamente nella sfera poké, grazie. Infatti, guarda qua. Ah, mi ha preso anche però le perline, che dolcezza. E allora, dicevamo, ormai il livello di addomesticamento sarà ritornato a zero, quindi dovremo ricominciare da capo. Sì, forse non è stata una genialata andare a prendere l'altra lontra con una lontra sulle spalle. Aspetta, aspetti, aspetti, aspetti. Ginetto, non puoi avere fame ogni 30 secondi però, non è normale, soffri un po' di disturbi alimentari. Dov'è? Dov'è il salmone? Qua, qua, nessuno se lo mangi, ora è mio, è mio. Grazie. Lontra, dove sei? No, l'ho persa di nuovo. Lì c'è una tartaruga. Poi è piccolina, dannazione, quindi è anche difficile riuscire. Ah, guarda, pesci, pesci che non ti mordono le chiappe quando gli spari, eccoli qua. Stavo cercando da un po'. Dai, lontra, dove sei? Era qui che girava. Sì, poi questo pesce davanti alla faccia non è proprio il massimo. Eccola, eccola, è laggiù, non la raggiungerò mai, è lontanissima. Noi stiamo andando piano che non si può. Soprattutto Ginetto ci sta congelando. Piccola lontra, vieni, avvicinati. Guarda papà. Ma se la chiamo tipo gatto arriva. Piccola lontra, puoi venire per di qua invece che andare dalla parte opposta. Guarda che c'ho un pesciolino tutto per te. Guarda, guarda, guarda. Brava piccola, guarda pucciola. Brava, ubbidiente lei, ubbidiente lei. Gliel'ho dato? No. Dov'è? Mi stanno attaccando i salmoni! Mi stanno attaccando i salmoni! Li vedo, li vedo, li vedo! Mi stanno venendo incontro! Aspetta, 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 aspetta! Ok, ok, eccola qui, eccola qui, eccola qui, eccola qui! No, ti prego, mangia il mio salmone! Perché non vuoi il salmone? È buonissimo, è la cosa più buona del mondo il salmone! Dove sei? È uscita dall'acqua? No! Eccola, eccola, eccola. No, 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 aspetta, 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 aspetta. Ok, sì, abbiamo anche il maschietto. Vieni con noi subito. Sì, abbiamo il maschietto, bellino, 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 pucciosissimo. No, vabbè, bellissima, è bellissima. Guarda il musetto, gli occhioni, i dentini, il nasino, i baffetti. No, vabbè, dolcissima. Là c'è gente che si sta ammazzando, vero? Monsalve, aspetti. Vediamo se... riesco a far arrabbiare ulteriormente gente. No, non ci riesco. Era così tanto per rompere l'anima a qualcuno, che non fossi io. Yeah, abbiamo tutte e due le lontre. Missione compiuta. E quindi mo che facciamo? Ce ne torniamo alla base e proviamo a prenderci altre bestioline. Quelli sono lupi? E vedo alberi che cadono. Vedo alberi che cadono. Che succede da questo lato della spiaggia, del lago? C'è un... no, c'è uno Yutirannus coi carno. Guarda che... no, vabbè, guarda il casino che stanno facendo. No, sono... il tuo dinosauro si sente a disagio. Aspetta, aspetta, scusa, Cripto. No, 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 ma ci attacca lo Yutirannus. Ecco perché si sentiva a disagio. Ah, Yutirannus, davvero ti metti contro Cripto? E allora se ci fate arrabbiare, noi ci arrabbiamo, ma ci arrabbiamo male. Portate pazienza. Ta, fatto. Pulizia totale. Ma poi cosa vuol dire il tuo dinosauro si sente a disagio? Cioè era Cripto, che non è un dinosauro peraltro, o era la lontra che si sentiva a disagio, che di nuovo non è un dinosauro, vorrei sottolineare. Però Ark ovviamente se ne frega di queste sottigliezze. Guarda lì i facoceri che lottano con aquile, mammut che lottano con i facoceri. E i facoceri lottano contro tutti praticamente. E
non è una zona proprio proprio pacifica questa. Oh Carmina. Oh Carmina. Va, noi mangiamo a sbaffo gratis. Oh, altra Carmina. No, no, fa cocero, mi puoi lasciare l'aquila? No, ok, va bene, peccato. Ok, allora direi che il nostro sporco lavoro qui l'abbiamo fatto. Per ora abbandoniamo queste terre, ma assolutamente torneremo prestissimo, perché di nuovo, per l'ennesima, milionesima volta in questo episodio. Ma guarda che meraviglia, guarda che meraviglia. No, aspetta, ma ci sono gli isolotti qua. E vedi, questo potrebbe essere un bellissimo punto dove farsi una nuova base. E vorrei sottolineare che all'inizio episodio avevo detto no, non ne voglio fare altre basi. E certo, come fai a resistere alla tentazione? Guarda che bellezza. Quindi per cui ce ne torniamo a casetta e facciamo accoppiare le lontre. Che belline, che belline. Allora, visto che il cucciolo di lontra sarà piccolo, più piccolo che più piccolo non si può, forse è il caso di farli accoppiare e far nascere il cucciolo in casa. Così, giusto per sicurezza. E questi cagano. Guarda come cagano tutti in simultanea. Ragazzi, qua è nato qualche cucciolo mentre io non c'ero. No, amori clandestini. Aspetta che qua vedo roba. Ah no, è il mio rospo. Ok, perfetto. Ah, giusto, dovremmo anche provare a far riaccoppiare ste bestie stupide e ignobili che si suicidano dopo pochi giorni di vita. Anzi, dopo poche ore di vita. Ah, qui c'è gli avvoltoi col microcoso. Ciao, piccolino. Vabbè, li facciamo nascere in cucina. Allora, va, che qua mi sembra troppo affollato. Cioè, ma così... Ah, qua non avevo messo le porte. Vabbè, dai, non dovrebbe essere un problema. Allora, via una. E adesso bisogna prendere bene la mira per puntare già vicino l'altra. Vai, lì. E no, no. Ma perché? Perché non vuoi stare vicino al tuo compagnuccio? Aspetta che raccolgo la cacca, che schifo. Stai lì. Ok, perfetti. Perfetto, non riesco a passare. Oh, guarda che bellini. Ma sono quelli identici. Ma siete gemellini. Ragazzi, non è che stiamo commettendo incesto qua, vero? No, ma guarda che adorabili. Oh mio Dio. Accoppiatevi veloci, veloci. Che il vostro cucciolo dovrà essere qualcosa di super meraviglioso. Ma guarda come sono belline, le adoro. Ah, vediamo di alzargli la vita. E questo, se glielo alzo di 6, ci muore, mi sa. Aspetta, aspetta, no, forse no. Forse no, ok, per fortuna. Pronto per accoppiarsi, rimuovi, segui per accoppiarsi. Ah, ok, scusami, scusami, aspetta, aspetta, aspetta. Fermati, non avevo visto. Si sta accoppiando, ok, benissimo. Ah, quindi se sono sul seguimi non si accoppiano. Come sono obbediente. Quando gli dici seguimi non guardano in faccia a niente. Ti seguono, punto e basta. Che bravini, che bravini. Qua ci vuole l'eternità di sempre, ottimo. Allora, direi di far accoppiare allora anche i nostri Raptor Tech, già che ci siamo, e scusami. Però, oddio, ma se li faccio accoppiare con lui con questa forma, che creatura mi esce? Mezza tech, mezza cartone animato. Cioè, fa tipo la combo, sarebbe bellissimo. Allora, vediamo di metterli vicini, vicini, ancora più vicini. Aspetta, aspetta, no, no, Ginetto, ci siamo di nuovo incastrati sulle bestie. Dannazione, passo da una all'altra, non mi riesco a muovere. Ark, ma perché tutti questi bug? Aspetta, aspetta, ok, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Ma guardate quanto è ridicolo. È bellissimo e ridicolo. Vi accoppiate? Sì, perfetto. Lo so, tesoro, c'hai ragione anche tu, tesorina. Non è proprio l'esemplare migliore di Raptor Tech. Decisamente no, ma non guardarla, è una maschera, non ti preoccupare. Sotto è meglio, sotto è meglio. Ragazzi, qua come siamo? Ah, accoppiamento finito, gestazione. E aspetta, quanto tempo? 52 minuti, ma mi prendi in giro? 52 minuti, ma è moltissimo! Ma non ce l'ho 52 minuti da aspettare qui davanti a voi, ragazze, ma... intanto disabilita l'accoppiamento, per cortesia, che voglio evitare sorprese come al solito. No, ma 52 minuti è tantissimo. Guarda là i cuoricini delle due bestioline che amoreggiano. Aspetta, femminuccia, fammi vedere a che punto siete. 54%. Bene, vediamo poi quanto richiederà l'ovetto per schiudere 52 minuti per il cucciolo di Londra. Ma a me sembra un po' eccessivo, scusate. Dai che sta per arrivare l'ovetto, dai che sta per arrivare l'ovetto. Veloce, 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 lilla, su, su, su. Diamoci una mossa qui.
Eccolo qui, guarda che bellino. Allora, aspetta, aspetta, fammi vedere se gli va bene la temperatura di qui o se gradisce altro. Tutto bene, no, troppo caldo, ma porca puzzolina, troppo caldo. E se lo butto qua dentro casa, tipo, c'è un po' più fresco? Siamo all'ombra? Lui dice no, troppo caldo, no, troppo caldo, porca puzzolina. E dovremmo andare, allora, nella nostra base dei cristalli azzurri per poter far schiudere l'ovetto di Raptor Tech. Voi sempre, sì, 50 minuti, ottimo. Siete adorabili, ma siete un po' stronzine a farmi attendere così tanto, piccole lontrine. Vabbè, niente, ragazzuoli, aspettiamo. Nel frattempo io e Ginetto ci prenderemo un caffettino, ci faremo la manicure, la pedicure, la mascherature per il viso, come cavolo si chiamano. E noi ci rivediamo tra 50 minuti, per voi un secondo, per me 50 minuti di attesa, mamma mia, l'eternità. E voi direte, sì, potresti anche fare qualcosa nel frattempo, tipo andare a raccogliere la legna per fare le cose con la Ozocraft e finire la base sul Quetzal. Sì, potrei. Potrei, ma preferisco il caffè, sinceramente. Anche noi però non siamo proprio del tutto furbacchioni, perché mentre aspettiamo che nasca la lontrina piccina picciò, potremmo provare a far schiudere l'ovetto di Raptor. Quindi ce ne siamo tornati nella base principale. Vediamo se il clima... Non mangiamoci l'ovetto, Ginetto. Se il clima lui va bene... Dov'è? Ovetto? Dov'è? Dov'è caduto l'ovetto? È qua sotto? È questo? Ah, aspetta che non si vede una cipa qui. Fammelo mettere qua che forse ci vediamo qualcosa. Ah, perfetto, ok. Come stai? Sì, incubazione 12 minuti. Perfettissimissimissimo. Benissimo, ovetto di Raptor. Tra l'altro, mentre venivamo verso la base, mi è sembrato di vedere una bestiolina tech. Fa vedere, fa vedere, fa vedere. Dov'è? Dai, ho visto roba che sbrilluccicava. Oh, no. Forse mi sono sbagliata. Mi sembrava un parasauro tech. Dannazione, vabbè, non importa. Tanto non mi ricordo neanche se quello che abbiamo alla base nel deserto è maschio o femmina. Quindi direi che può andar bene così. Poi voglio assolutissimamente andare a prendere il Rex. Il Rex, voglio una bella coppia di Rex tech. Bellissimi, che belli. E vabbè, niente, allora adesso aspettiamo questi 11-12 minuti che si schiuda il Raptor Tech piccolino, puccioso, bellissimo. E poi andiamo a prendere la cacchio di lontra, sperando che nel frattempo non nasca in anticipo, non decida di essere prematura. Ah, peraltro, ho appena scoperto una cosa che io non sapevo assolutissimamente. Ovvero, tra le funzioni della mangiatoia c'è questo mostra l'area. Praticamente la mangiatoia crea questa specie di cerchio verde che, come vedete, passa anche sopra le bestie. Cioè, non si vede la faccia del coccodrillo, ma vabbè. E così ti mostra quali sono le creature che effettivamente si stanno servendo il cibo dalla mangiatoia. Cioè, che stanno mangiando da qui. Cioè, tutte le creature all'interno di questo cerchio verde, che qua è un po' sbilenco, ma vabbè, stanno effettivamente usufruendo della mangiatoia. Io sta cosa non la sapevo, è molto molto carina. Certo, sarebbe più carino poter ampliare l'area, il raggio d'azione della mangiatoia, non farebbe schifo, però vabbè, ci accontentiamo. No, ma come adesso è troppo caldo? Uffa, quindi dobbiamo andare per forza dentro con i condizionatori che fanno quel suono tanto piacevole. Ah, ciao, tu sei proprio davanti alla porta, per un attimo non ho capito cosa fosse. Vediamo se posso accenderne tipo solo due e tutti accontenti. Facciamo questa... questo patto. Ecco, ora io ti piazzo qui davanti e tu stai bene. Giusto, perfetto, ottimo. Così andiamo d'accordo, piccolino. Ah sì, sempre nel frattempo, mentre aspettavamo, ci siamo creati un pochino di borracce, perché Ginetto ci sta veramente morendo troppo spesso di sete. Io non lo sopporto più, quindi ho creato una marea di borraccette. È una rottura di scatole perché serve il polimero, porca miseria. Però vabbè, non importa. In teoria, una volta che nasce il piccolino qui, mancano 10 minuti alla nascita della lontra. Perché nel frattempo noi ovviamente abbiamo perso una marea di tempo. Io non ci avevo pensato prima che potevo far nascere l'ovetto tech. Stavo aspettando che la lontra uscisse fuori allo scoperto. E quindi niente, appena nasce il piccino qua gli diamo pappa e poi via di corsa, fuggiamo e andiamo all'altra base. E mi sa che ce lo portiamo dietro. Anche loro ci dovremmo portare dietro.
È vero che voi non dovete stare qui. Aspetta, aspetta, aspetta. Iniziamo a mettere nelle sfere poche le creature da spostare, va? Che ogni volta... Sì, sì, poi lo prendiamo, poi lo prendiamo. Eia. Ah, però non ho abbastanza sfere poche per tutti. Stego, ascolta, tu mi sa che resti qua, se no non mi posso portare il piccolo raptor dall'altra parte. Stego, ti giuro, tu verrai con noi un'altra volta. Ti portiamo da mamma e papà in un altro giorno. Ma che bello che sei tutto verde. Mio Dio, mi ero anche dimenticata che avevi questo cuore. Bellissimo, bellissimo. Ok, mancano pochi secondi. Il piccolo di Raptor, che bellino che deve essere. Eccolo, no, adorabile. Aspetta, aspetta, aspetta. No, ma quanto è bellino. Ma stai scherzando? Ma è meraviglioso. Aspetta piccolo, ti do papà. Aspetta che ti do papà. Mangia Pucciolo belli. Oh mio Dio, ma che adorabile, tascabile, pucciosissimo. Ma poi è dei colori troppo bellini. No vabbè, adorabile. Bello lui, bello. Che vediamo di dargli tanta tanta pappa. Quanta ce ne sta nell'inventario? Non tantissima. Però per ora non ci dovrebbe morire. Lo porto dopo alla base. Adesso non ho voglia di spostarlo perché non lo so, ho sempre paura quando sono piccoli a lasciarli troppo tempo nelle sfere poché. Ho paura che ci muoiano. Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi spegnere il condizionatore. Che poi la bolletta diventa improbabile da pagare. Ciao piccolino. Tu resta qui, mi raccomando. Aspetta, aspetta. No, 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 non distruggere niente. Cosa distruggi? Oh, ma guarda che musetto. Non seguirmi, mi raccomando. Stai qui. Vediamo se ci sta altra pappa. Sì, qualcosina c'è stata. Ciao Pucciolo Raptor, bellissimo. Oh, dolcezza. Va bene, basta, basta, basta. Devo correre, devo correre. Dobbiamo andare a vedere se ci nasce la lontra. Veloce, veloce, veloce. Crypto? Andiamo. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Fammi prima vedere come sta la lontra. Poi libero le bestie che ho nelle sfere poché. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. A che punto siamo? 6 minuti, porca puzzolina. Giusto in tempo. Giusto in tempo. Ma fammi prendere pesce. E mettiamo un po' di carnina qui. Perché se non sbaglio mangia solo pesce la lontra una volta addomesticata. Vabbè, anche prima di addomesticarla mangia solo pesce. Non è che... Dai, 6 minuti, 6 minuti. Ok, dai, 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 che riesco a liberare anche le altre bestie che ho nell'inventario. No, aspetta. Ma io gliela posso mettere questa skin al cucciolo finché è cucciolo? Fammi provare. Aspetta, scusa ciccino, ti tolgo la maschera. Aspetta, li libero direttamente dove dovranno stare. Ovvero, ops, ops, aspetta, qui ci sono mamma e papà che sono ancora vicini, vicini. Da, e cagano come escono, giustamente. L'altra creaturina, anche se si addormenterà, non importa, si sveglierà dopo. La libero già perché non ho voglia di aspettare. E la metteremo qui, non ci passeremo più, ma non importa. Ah, guarda come... È crionausea, poverino, ci è svenuto proprio tanto. Oh, bellino. Non ti preoccupare, dura poco l'effetto, Cici. Guarda Ginetto come ci muore di sete ogni 30 secondi. Il nervoso. Ok, 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 basta cincischiare, basta perdere tempo. Ok, io adesso non mi muovo da qui, non mi schiodo da qui finché la creaturina non è nata. Fammi togliere anche Paparino, porta pazienza. Ce lo teniamo sulle spalle, Paparino, dai. Se no non vediamo la nascita del cucciolo. Anche se ho paura che si compenetri con le mattonelle qua. È troppo in basso la lontra. Vabbè. No, dai, non dovrebbe. Al massimo distruggo una mattonella, fa nulla. Dai che sta per nascere, dai che sta per nascere. Voglio vedere il cucciolo di lontra, voglio vedere il cucciolo di lontra. È nato, dov'è? No, no, è sotto il pelo della mamma. Aspetta, 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 aspetta. Fammi lanciare il papà. No, troppo casino, troppo casino, troppo casino. Fammi prendere la mamma. Eccolo! Eccolo, bellissimo. Aspetta che ti imprinto. No, vabbè, il musetto. Aspetta, ti do pesce. Toh, mangia piccolo. Guardalo come mangia, adorabile. No, dai, rifai l'animazione. Ti prego, rifai l'animazione. Ti voglio vedere mentre mangi. Guardalo, guardalo. Che dolcezza infinita. La pepina però mangia il piccolo, eh. Dai che io devo tornare anche dal piccolo Raptor Tech.
che l'ho lasciato da solo perché non gli andava bene il clima di quest'area desertica. Oh, dolcezza, guarda che occhiali. È uguale identico a papà e mamma, peraltro. E ti guarda con quegli occhioni spalancati. Ciao, amore, bello, bello. Guarda questo musetto sbaciucchino. Ma è incastrato nelle... Ah, no, 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 ci segue. No, vabbè, hai visto come salta. Peccato che non si veda benissimo, perché qua compenetra male con la pavimentazione. Aspetta. Seguici un pochino fuori, che ti voglio vedere bene, piccolo. Guarda come arriva, che tenerezza. Ciao, bellissimo, ma sei adorabile. Vieni qua, vieni qua. Fatti vedere bene, fatti vedere bene. Oh, amore. Eccolo qui. Oh, così molto meglio, si vede molto, molto meglio. No, vabbè, la dolcezza di questa creaturina. No, vabbè. No, scusate, ma mi sto sciogliendo, è troppo tenera. Mangia veramente tantissimo, peraltro. Allora, intanto, adesso te ne stai qui. Fermo, bravo, bravo. Guarda, ti lascio anche mamma vicino, così non siete da soli. E mi sa che devo andargli a procurare altro pesce. Non ne ho altro, vero? Poca roba, poca roba. No, dobbiamo andare a prendere altro pesce per la creaturina qui. Vediamo di andare a prendere un po' di pesciolini con i nostri rospetti. Così poi torniamo dal piccolo raptor veloce veloce e lo portiamo qua. Pesciolini. Ma davvero non c'è manco un pesce qua? Cioè, ho fatto una strage prima e non ce n'è più. Ah, aspetta, aspetta, vedo la roba che nuota. Una lontra? Qua c'è una lontra? No, scusami. No, ma quella è una lontra. Aspetta, aspetta, aspetta. Scusa, Ginetto, scusa, 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 scusa. C'hai ragionissimo. Ma da quando ci sono qua le lontre? Ma non le ho mai viste. Ma non dovrebbero esserci lontre qua. Io sono andata a casino per recuperarle. E queste mi spawnano dietro casa? Aspetta che li vedo. C'è un Rex meraviglioso. Aspetta, che bello, c'è anche un carno. Però questo Rex è bellissimo. No, guarda che bello che è. Aspetta, 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 allontaniamoci. Non mi sembra un incontro molto felice, quantomeno per noi. Ma guarda che... Ah, sta lottando con il carno. Cioè, il carno gli sta andando a rompere l'anima. Il Rex sta facendo finta di niente. Continua a seguire il parasauro. E il carno lo prende a testate. Ma il Rex se ne frega altamente. E vabbè. Dicevamo, pesci. Oh, guarda, un salmone. Perfetto. No, aspetta, aspetta, aspetta. Non ti arrabbiare, salmone. Fatti mangiare, fatti mangiare. Alla, guarda come ci segue, super arrabbiato. Però aspetta che c'ho l'angolo di virata schifoso io. No, aspetta, aspetta, facciamo una corsa. Ecco, seguici fino a riva, perfetto, perfetto, ora ti inseguiamo noi, ottimo. Resistente il salmone. E che salmone è? Ma... Salmone, ci vuoi morire per cortesia? Oh, alleluia! La peppina quanto ci ha messo. No, ma sta cosa che c'ho una lontra qua dietro mi fa venire un po'. Vabbè che ero a livello 45, quindi ok, probabilmente non l'avremmo presa lo stesso. Ma io non sapevo che spawnassero qua le lontre. Ma non mi sembra di averla mai vista qua una lontra, soprattutto. Dai, ma che presa in giro è? Oppa, ce la facciamo, sì. Perfetto, dammi tutto il pesciolino. Ok, direi che è una quantità di pesce non indifferente. La piccolina dovrebbe sopravvivere. E andiamo a prendere il cucciolo di Raptor Tech. Tranquilli, vi porto vostro figlio adesso. Piccolo Raptor Tech, piccolo Raptor Tech. Aspettami, sono qui, sono qui. Ciao, non sei già più così piccolo. Ma, fammi vedere se ti posso già mettere la skin. Ah no, no, non me la fa mettere, peccato. Speravo di sì, ti do un po' di pesce.
Magari ti piace. Oh, ma come ci sono rimasta male. Speravo di potergli mettere la skin mentre era piccolino. Dannazione. Vabbè, dai, niente. Ti ho dato il pesce, ma ora tanto lo devo recuperare. Perché ti voglio mettere nella sfera Pokémon. Mamma mia, quanti avanti e indietro che stiamo facendo oggi. E a sto punto, già che ci siamo, allora porto via anche te, così siamo tutti felici e contenti. Eccoci tornati. Allora, vediamo prima di lanciare il nostro cucciolo di Raptor. Vai lì, perfetto. Oh, guarda, proprio giusto giusto davanti a mamma e papà. Ma che tenerezza. Che tenerezza. Ti ridò tutta la papà. Anzi, no, aspetta, un po' di pesce dammelo, che lo do ancora alla lontrina, che c'ho paura. Ah, qua ho raccolto una cacca. Due cacche ho raccolto, ma non voglio raccogliere cacche. Niente, Lillo, allora tieni, ti ridò la skin, però non gliela metto, dai. È che la lascio qua nell'inventario. Cioè, è carina, però li preferisco tech così o naturel, ecco. E vediamo di lanciare qui anche il nostro stego, che ovviamente sverrà. E boom, mamma mia, è casino. Ci ha tirato una codata. Ciao, piccolo, non ti preoccupare, l'effetto dura poco. Ma dimmi te che non faccio in tempo a mettere niente nella mangiatoia di carne o simili, perché ci sono i facoceri che mangiano letteralmente come dei porci. Mangiate veramente un casino, bestioline. Mi state costando una fortuna in carni, in alimentari, eh. Va bene, ragazzoli, allora per questo episodio io direi di finirla qui. La piccola lontra è veramente adorabile, adorabile. Mi sono innamorata di questa creaturina. E nel momento in cui stiamo registrando il finale dell'episodio, siamo arrivati a 500 iscritti! Festeggiamo! Festeggiamo sputacchiando acqua ovunque! Sono molto, moltissimo contenta! Vi ringrazio tantissimissimo e, visto che ogni promessa è debito, visto che siamo arrivati a 500 iscritti, nel prossimo episodio direi che finalmente, dopo un'eternità di tempo che rimando, è arrivato il momento di andare a prendere il giganotosauro. Sì, sì, io rido, rido, ma mi sa che ci sarà da piangere, aiuto. Quindi, per cui, mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao.